Da sempre la Puglia è in prima linea in Italia per la lotta alle discriminazioni, alle violenze nei confronti della libertà altrui. In questo caso in particolare è in prima linea per tutelare l'identità di genere, la libertà sessuale, le scelte di vita della comunità LGBTQI che da sempre, sin da quando ero sindaco di Bari, abbiamo considerato con grande attenzione come un fattore di progresso di tutta la nostra comunità. È una legge che mira soprattutto a formare funzionari pubblici e cittadini che hanno conoscenza della situazione di tanti propri concittadini che hanno una visione della vita diversa dalla loro, che hanno un'identità di genere non omologabile dentro le categorie comuni e che pur tuttavia sono parte di noi stessi, siamo noi, siamo l'intera Puglia che si esprime attraverso queste personalità che sono una ricchezza per ciascuno di noi. È una legge che sicuramente provocherà molte reazioni, ci saranno sicuramente i tutori della morale comune. Io chiedo loro una moratoria, cioè chiedo loro di leggere il testo di legge, eventualmente io sono disponibile a incontrare chiunque per discutere con loro del testo di legge, possono presentare, al di là ovviamente di chi lo può fare istituzionalmente, mi riferisco ai consiglieri regionali, ma possono presentare emendamenti, i loro punti di vista, noi valuteremo ogni cosa. Proviamo a tenere insieme la nostra comunità affrontando insieme un problema che è oggettivo, cioè consentire a ciascuno di essere come vuole essere. Mi piacerebbe consegnare al governatore della Lombardia, anche perché me lo ha chiesto il segretario di Arci Gay, mi ha detto che c'è una situazione un po' particolare in Lombardia, gli consegnerò una copia di questo disegno di legge per vedere di migliorarlo con lui, perché le regioni sono secondo me uno dei modi attraverso i quali si può spingere anche il Parlamento nazionale a legiferare in alcune materie nelle quali le regioni stesse non hanno competenze. Quindi se il governatore Maroni ci darà una mano a lottare contro l'omofobia, questo mi farà solo piacere, io poi do una mano a loro a lottare verso l'autonomia, perché insieme possiamo fare molte cose di più di quelle che possiamo fare da soli. Oggi la presentazione di una legge importante, quella contro le discriminazioni, contro l'omofobia e per le libertà anche di identità di genere, una legge che ci voleva, insomma, che soprattutto perché non c'è una legge nazionale. Sì, esatto, diciamo con l'inizio di questo iter legislativo la Regione Puglia cerca di dare una risposta che lo Stato non è ancora stato in grado di dare, diciamo, lo fa ovviamente nei limiti le proprie competenze, però appunto costruendo una legge che ha un carattere di natura educativa, culturale, che cerca di contrastare il fenomeno delle discriminazioni, non soltanto osservando il fenomeno, essendo vicini ovviamente alle vittime e a coloro che subiscono discriminazioni e violenze legate al proprio orientamento sessuale o identità di genere, ma anche diciamo mettendo in campo gli strumenti di azione nelle scuole, di prevenzione quindi del fenomeno, attraverso quello che dovrebbe essere l'ABC, diciamo, della nostra, di un paese che si reputa civile, ossia lo spiegare e, diciamo, educare i ragazzi al rispetto di ogni forma di differenza e di diversità, che alla fine ognuno di noi nella propria vita ha degli aspetti per cui differisce da quello che è la norma. Lei ha parlato in conferenza stampa di omofobia istituzionale. Secondo lei questo fenomeno può aver esso stesso impedito finora l'approvazione di una legge nazionale in materia? Ma diciamo che sicuramente il fatto che molti nostri rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, si parte dal sindaco del piccolo paese fino al parlamentare o a volte in passato anche alcuni ministri, diciamo, rivendicano con orgoglio la propria volontà discriminatoria, diciamo, a volte a parole, a volte coi fatti, però diciamo ogni volta che si va a parlare di leggi che cercano di contrastare il fenomeno discriminatorio abbiamo delle dichiarazioni allucinanti e non si capisce perché queste debbano essere tollerate e fatte dai nostri rappresentanti istituzionali, che dovrebbero garantire comunque a tutti i cittadini un paese in cui è sicuro vivere, è sicuro lavorare, è sicuro andare a scuola. Diciamo, è incredibile come non ci si ponga il problema che ci sono dei ragazzini terrorizzati quando alle 8 del mattino suona la campanella e devono entrare in una scuola. Noi è a questo che chiediamo di dare risposta.